Ciao ragazzi, nella giornata di venerdì 12 maggio si è tenuta la 77esima Letter from the Producer Live, il consueto appuntamento con le novità di Final Fantasy XIV. Il focus è ancora una volta la patch 6.4, The Dark Throne, già introdotta nella scorsa Letter e di cui abbiamo ammirato un coinvolgente trailer, al termine del quale è stata anche annunciata la data del rilascio, il 23 maggio. Durante la prima parte della Letter Yoshida ha elencato nuovamente i contenuti che verranno implementati con la patch. Inutile soffermarsi ulteriormente, ne ho già parlato nello scorso video recap, ma facendo un breve riassunto, avremo una nuova serie di quest principali che includeranno il nuovo dungeon, The Aetherfont, e il nuovo trial, The Voidcast Dice. La nostra attenzione sarà anche catalizzata dal nuovo tier di Pandemonium, chiamato Anabaseios, con cui si concluderà questo mini arco narrativo. Continueremo la serie di quest secondarie Tartarus Grand Endeavor, verrà implementato il duty support nei dungeon di storia di Stormblood, avremo un aggiornamento della pesca oceanica e dell'Island Sanctuary. Nella 6.45 avremo un upgrade del Blue Mage, che raggiungerà il livello 80 con nuove skill e nuove quest. Infine proseguiremo le missioni di Hildebrand, requisito per il nuovo step della Manderville Web, a cui se ne affiancherà anche uno per lo Splendorous Tool di Crafter e Gatherer. Non mancano una certa quantità di modifiche minori, non ultima l'inserimento di un nuovo taglio di Tombstone. Dopo questa veloce panoramica passiamo ai contenuti che sono stati approfonditi durante questa Letter. Partiamo con le modifiche ai job. Stavolta non saranno cambiate le rotation, ma ci sarà una serie di ritocchi numerici ai danni per bilanciare le classi. Molti effetti che mettono dei buff a tutto il party verranno ampliati a 30 Yalm. Ci saranno anche delle aggiunte di Quality of Life, tra cui una modifica che il Dragoon aspetta dalla 2.0, ovvero limitare il jump e l'high jump ad una semplice animazione, considerando il personaggio sempre nella stessa posizione. Passiamo al PvP. Durante la patch 6.4 inizierà la quarta series e la settima season del Crystalline Conflict. Tra le ricompense di quest'ultima compare un oggetto che applica un effetto alle Elound Weapon. Nella modalità frontline avremo tra le varie modifiche un'interfaccia più esplicativa e una mappa più squadrata e semplice. Lascio poi a schermo una serie di interessanti cambiamenti nella modalità The Fields of Glory Shatter. Yoshida ci ha mostrato un footage del trial, The Voidcast Dice, in cui affronteremo Golbez. Non è certo frequente che venga mostrato qualcosa di un trial di storia principale, per cui mi aspetto sorprese di trama. È invece una cosa normale che ci sia una piccola dimostrazione del primo piano del raid da 8, in questo caso contro la creatura pallida che abbiamo visto in diverse sequenze nel trailer. Il nome di questo mostro è Cocito. Come di consueto, la versione Savage del tier verrà rilasciata la settimana successiva al lancio della patch, quindi il 30 maggio. Sempre parlando di Savage, verrà sperimentata una nuova assegnazione delle ricompense alla fine di ogni fight, con meno ceste, body a partire dal terzo piano e soprattutto la possibilità di scambiare i token Mythos 4 con quelli precedenti. Si abbasseranno anche i costi in token di body, legs e accessori. Yoshida ci porta ancora sull'Island Sanctuary, dove tutto avrà un upgrade, e quando dico tutto intendo tutto, rank, risorse, semi, bestie, edifici, eccetera. Inoltre potremo abbellire l'area calpestabile vicino alla nostra base con un principio molto simile al Glamour Dresser. Avremo 120 slot dove inserire arredi da esterno dell'housing, che possono essere poi posizionati anche in multipla copia in 90 spazi tutti intorno alla capanna centrale, e considerate che sono previsti altri upgrade in futuro. Il Director ci ha mostrato un footage del Variant Dungeon, Mount Rockon, che visiteremo in compagnia di Hancock. Per quanto si siano dilungati in spiegazioni, le regole di questo contenuto sono assolutamente identiche a quelle del precedente, implementato nella 6.2, anche per quel che riguarda la versione Criterion e quella Criterion Savage. Nella dimostrazione Yoshida ha attraversato delle location suggestive ed è arrivato al primo boss. Siamo giunti alla conclusione di questo video recap. Non mi pronuncio nemmeno sulle orrende mount e sugli improbabili minion che sono stati mostrati. Si salva solo il cane vestito da ninja, che è stupendo. Interessante il trial esclusivo che verrà reso disponibile a chi parteciperà ai FanFest. Si tratta di Asura, la regina del regno delle Summon di Final Fantasy IV e moglie del re Leviathan. Sono molto curioso di sapere in quale linea narrativa verrà introdotta, visto che in teoria dovrà comparire nella patch 6.55. Per ora è tutto, la prossima Letter sarà direttamente al primo FanFest, quello in America. Io per ora vi ringrazio e vi rimando ai prossimi video. A presto!